Oggi siamo a Giovinazzo, alla stazione di Giovinazzo, una delle mete, uno dei punti di partenza più frequentati dagli universitari che vanno verso Bari. Da poco è stato introdotto da quest'estate un nuovo regolamento della Ferrovia dello Stato, l'aggiunta di una sovrattassa di 5 euro per chi effettua un biglietto direttamente a bordo del treno. Una decisione tra l'altro anche giusta, se vogliamo, per evitare affollamenti nei confronti del personale di bordo. Però vediamo quanto sono attrezzate queste stazioni per permettere anche all'utenza di usufruire di biglietteria automatica. Qui accanto a me c'è appunto la biglietteria automatica di Giovinazzo. Biglietti per sola andata per Bari, sola andata per Barletta, sola andata per Molfetta e tranne le quattro stazioni principali. Oltre ovviamente qui alla sinistra un elenco delle destinazioni, ma nell'effettivo la macchina è totalmente spenta. Non funziona nessuno di questi pulsanti, è impossibile inserire codici, è impossibile inserire denaro perché la macchina è totalmente spenta, quindi non funziona alcun tipo di pulsante. Questo è il display che dovrebbe essere illuminato ed è totalmente spento. Quindi è impossibile acquistare un biglietto del treno, specialmente negli orari di chiusura della biglietteria, che tra l'altro è un'edicola che fa parte della stazione. Quindi uno studente che deve andare a lezione per le 2:15, per le 3:15, per le 15:15, per anche le 16 non può acquistare un biglietto ed è magari costretto a pagare una sovrattassa di 5 euro sul biglietto. C'è da dire che inoltre questa sovrattassa è una sovrattassa standard, indipendentemente dalla fascia chilometrica del viaggio, quindi che sia che uno parta da Molfetta, da Giovinazzo, piuttosto che da Santo Spirito, o addirittura Palese, o addirittura zona industriale, che sono pochissimi chilometri, deve comunque aggiungere una quota di ben 5 euro sul biglietto. In totale il viaggio da Giovinazzo per Bari, nello specifico, costerebbe 1,30 euro. Con la sovrattassa si giungerebbe a 6,30 euro solo per il viaggio d'andata. Adesso noi siamo fuori dalla stazione perché continueremo questo nostro viaggio attraverso le stazioni satellite della provincia di Bari. Andremo a Molfetta, a Santo Spirito e a Palese. Andremo a verificare se le condizioni di mancanza di servizi di automazione, di biglietteria automatica, sussistono anche in altre città. Anche perché del resto, in orario di chiusura, come in questo momento dell'edicola all'interno, c'è Trenitalia ha predisposto un elenco degli esercizi commerciali che rivendono, sono rivenditori autorizzati, di materiale Trenitalia e di biglietti per le ferrovie dello Stato. Però ovviamente questi esercizi commerciali nel primo pomeriggio sono chiusi. Molti studenti però nel primo pomeriggio viaggiano e vanno verso Bari, quindi sono o costretti ad acquistare una quantità superiore di biglietti e trattenerla, oppure ovviamente di pagare questa sovrattassa di 5 euro. Ma secondo voi è davvero giusto pagare 5 euro in più per un viaggio di soli 18-20 km o addirittura da Palese a Bari sono soltanto 5-6 km? Ditecelo.